È vagamente creepy questa via. Un po' horror, no? Buongiorno, siamo alla stazione di Framura. Oggi faremo una passeggiata molto tranquilla con poco dislivello, ma che veramente ci offrirà dei bellissimi panorami. Noi abbiamo lasciato la macchina nel parcheggio accanto alla stazione, considerate che però la strada per scendere non è proprio simpatica, è molto stretta, quindi se si incrociano due macchine è un po' un problema e considerate che i parcheggi adesso non sono a pagamento perché siamo in bassa stagione, ma in tutto il periodo estivo sono a pagamento e costano 2 euro l'ora, quindi una cosa molto utile può essere quella di venire in treno oppure di lasciare la macchina più su, verso la frazione Costa e quindi fare più strada a piedi riscendendo di qua oppure nelle frazioni successive. Questa galleria è quella che porta alla stazione, ci sono dei parcheggi di là, dalla parte della stazione. Noi adesso ce la lasciamo alle spalle, risaliamo un pezzettino la strada e andiamo a prendere il sentiero verde-azzurro. Appena girata la curva c'è questa fontanella e questa bella scalinata vista mare che ci porta su. Terminata la scaletta, andiamo a destra. Prima tappa, il caratteristico Porto Pidocchio con il suo scoglio. Proseguiamo sull'asfaltata con questo meraviglioso panorama che ci accompagna, seguendo le prime indicazioni che vediamo per il sentiero Liguria. Siamo arrivati al termine della strada, non vi potete sbagliare, e adesso prendiamo questo bel sentiero a mezza costa, tutto vista mare. Buona sola. Cosa dire di questo sentiero? La vista e il rumore del mare sono costanti. Adesso siamo entrati in questo meraviglioso bosco di lecci, che quindi in quanto tale rimane verde anche in inverno. Considerate che questi sono tutti percorsi da fare, non solo per il discorso che vi dicevamo banalmente della macchina, del parcheggio e del traffico, ma da fare in autunno-inverno per il caldo, perché sono percorsi bassi e noi preferiamo sempre consigliare di farli in queste stagioni. Ci si godono molto di più, c'è meno gente, più tranquillità e davvero si gode di questa meraviglia. Qui siamo nella Valle di Lame e questo è l'omonimo rio. La salita è bella decisa, ma considerate che il dislivello totale della gita sarà poco più di 250. Quindi insomma è assolutamente stragodibile. Siamo circondati da pini, lecci, corbezzoli, ulivi. È un incanto, c'è una pace assoluta.
Adesso il sentiero si è ricongiunto per un breve tratto con questa strada asfaltata e noi proseguiamo località di Salice. Quasi subito sulla destra troviamo il sentiero per Bonassola. Facciamo il giro largo. La meraviglia di questo bosco di lecci, nome scientifico per chi fosse particolarmente nerd, Quercus silex, che donano queste tonalità di verde in tutte le stagioni. Riflettevamo con Stefano su come il percorso sia bello perché riesce a essere selvaggio anche in un luogo che conosciamo per il turismo, per le spiagge. Il sentiero verde azzurro è un sentiero stra utilizzato e noto, però forse questo è un tratto un pochino meno inflazionato e devo dire che regala davvero grandi soddisfazioni e una pace meravigliosa. Eccoci, abbiamo abbandonato questa parte di sentiero tenuta benissimo, devo dire, e adesso proseguiamo sulla destra verso Bonassola. Impossibile sbagliare perché le indicazioni sono veramente chiarissime. Non so se notate le fioriture, ma non potete purtroppo sentire il clima che c'è, ma è davvero una zona unica per il suo microclima. Consideriamo che siamo ormai nella seconda metà inoltrata di novembre e fa davvero davvero caldo. Come vedete siamo in maglietta a maniche corte. Siamo arrivati alla sella di Carpeneggio. Adesso il nostro sentiero verde azzurro ci indica Bonassola di qua, ma di fronte a noi c'è un sentiero che va verso il mare, verso cui è indicata ancora Bonassola, ma si passa dal Salto della Lepre. Ci vogliono 35 minuti invece dei 15 che ci vorrebbero da qua. Si allunga un pochino, ma vale la pena perché andremo in un punto molto panoramico e molto adatto soprattutto per mangiare i panini. Abbiamo superato un cancello che va giù, noi proseguiamo invece rimanendo in alto con questa vista stupenda. Allora, arrivati a questa svolta, a sinistra si prosegue per Bonassola, ma secondo i nostri calcoli bisogna prendere a destra, anche se non vedo indicazioni, per andare al Salto della Lepre. Andiamo alla scoperta del Salto della Lepre insieme. Un luogo davvero incredibile. Come vedete ci sono dei resti delle postazioni per i cannoni e dei bunker della Seconda Guerra Mondiale, un po' come abbiamo incontrato anche nel parco di Portofino nell'ultima escursione che abbiamo fatto. Sono 100 metri di salto
Si dice che la lepre abbia preferito al cacciatore fare questo saltino. Adesso torniamo un pezzettino indietro e riprendiamo la strada verso Bonazzola. Il rischio di sbagliare c'è, nel senso che anche sulla nostra guida c'è scritto proseguite per Bonazzola e arriverete poi al salto della lepre, ma in realtà non è indicata in questa svolta. Speriamo, per chi non conoscesse questo sentiero, di esservi d'aiuto. Ecco, siamo risbucati dal sentiero, adesso riprendiamo questa via più ampia e andiamo verso Bonazzola. A questo punto andremo a chiudere il nostro anello e lo chiuderemo attraverso una via che è abbastanza recente, che è il percorso ciclopedonale che congiunge Bonazzola a Framura e tocca anche altri punti. Percorriamo questa strada sterrata, andiamo poi a ricongiungerci al centro di Bonazzola e da lì prendiamo la nostra via ciclopedonale. Scesi dalla stradina, che poi volendo ci sono degli scalini prima, dei gradini per scendere, ma si arriva sempre in via Roma. Abbiamo fatto un brevissimo tratto di via Roma, subito vediamo che i segnavia ci rimandano qui verso il centro di Bonazzola e andiamo a riprendere la ciclopedonale. Proprio subito sopra la spiaggia, che si chiama rampa Falcone Borsellino. Adesso prendiamo questa via che va sulla sinistra. Via ciclopedonale Mare e Monti, vedete? È vagamente creepy questa via. Horror, no? Sì, non sappiamo quanto lunga sarà. Non l'abbiamo mai percorsa, quindi lo stiamo facendo per voi. Ovviamente si può tranquillamente rifare il percorso che abbiamo fatto all'andata, tornando indietro, ma noi eravamo curiosi di sperimentare questa via alternativa, che in realtà è anche più diretta, ovviamente, perché collega direttamente i due punti tagliando. Ogni tanto si aprono degli squarci. Ovviamente se soffrite di claustrofobia non è la via migliore forse, però è molto rapida e molto comoda. E poi ci rituffiamo nel buio. Ecco, siamo sbucati su Porto Pidocchio finalmente e abbiamo chiuso quasi il nostro anello. Adesso andiamo a recuperare la macchina. Qui vi spiegano la storia. La pista in tutto è lunga 6 km, parte dal confine tra Levanto e Bonazzola e termina a Framura ed è stata realizzata recuperando il tracciato ferroviario ottocentesco. Allora, la scaletta che volevamo fare, il sottopasso è chiuso. Quindi cerchiamo di scendere al porticciolo e di riarrivare alla macchina dall'altra parte.
Ecco qui, scalette. Scendiamo da queste scalette. Ecco, abbiamo trovato il passaggio per andare dall'altra parte dei binari. Che dire, percorso veramente bellissimo, una passeggiata tranquilla, piacevole. Vi daremo tutte le informazioni su dislivello e lunghezza, ve le scriviamo qui sotto come al solito e vi carichiamo la traccia GPX nelle informazioni del video. Ciao ciao!